Stasera è mercoledì e parliamo del piano B di piano C. Ultimamente non abbiamo parlato molto effettivamente, no, della Tanzania. Io, cioè, per chi si vuole eventualmente spostare di Zanzibar, ne ho parlato molto in passato, e nei miei interventi cerco adesso di spaziare un pochino più a 360 gradi, no? In quello che si dice, perché credo che tutto sommato sia anche un po' più interessante, diciamo così, l'ascolto. Allora, durante quando eravamo fuori onda, Renata mi ha fatto una domanda, io saluto tutti, e tutte naturalmente. Mi ha fatto una domanda chiedendomi informazioni riguardo a un video che io ho postato in inglese. Lei, siccome non legge l'inglese, mi chiedeva spiegazione. Il video è stato prodotto da Alan Jones. Alan Jones è un autore che ho citato anch'io, è un presentatore americano, diciamo nell'alternativo. Anche lui è massone, quindi lui è stato, anche lui è stato, insomma, dice delle cose importanti, tant'è che io ho riprodotto l'intervista che lui ha fatto ad Aaron Russo, molto bella, molto interessante, che inviterei tutti a leggere, che è l'allegato al volume 2 della mia trilogia. E l'ho fatta, ho trovato proprio quella originale, l'ho tradotta tutta, l'ho sistemata tutta, è venuto, credo, un lavoro anche piuttosto bello, dove Nick Rockefeller gli annunciava, questo Aaron Russo, per esempio, di quello che sarebbe successo l'11 settembre, quello che sarebbe successo sulla moneta, quello che sarebbe successo su queste microchip che ci vogliono impiantare sul corpo, in collegamento ovviamente con l'introduzione della moneta digitale. Tutte tante belle cose che io ho scoperto naturalmente 10, 12 anni fa, ascoltando questi canali, questi video che venivano postati per la prima volta quando era a New York, no? Per le prime volte su YouTube. Quindi questo era l'annuncio, arrivo al punto, l'annuncio di questo Alan Jones che dice che lui ha avuto un incontro con un responsabile della TSA, che sarebbe la polizia degli aeroporti, comunque polizia, no? Degli aeroporti in America, che gli avrebbe svelato che dal 15 di settembre ci sarà un altro lockdown. Questo in sintesi, questo, ve la riporto in sintesi. Ora, io non è che io sto dietro a tutte queste notizie, perché tutte queste notizie tante volte sono create, si sa, no? Anche per fare audience, per fare ascolto e quindi per fare soldi. Però, siccome 2 anni fa c'è stata l'altra pandemia, e siccome l'altro anno non hanno fatto niente nel momento più delicato, no? Nel periodo invernale per gli attacchi influenzali, che saltino completamente anche questo anno mi sembra abbastanza difficile da pensare. È chiaro che ci sono tanti problemi anche tra di loro. Ci potremmo sicuramente aspettare, se non il 15 settembre, una situazione di disagio. Voglio essere ottimista in questo caso, spero che non ci sia un lockdown totale, soprattutto per voi in Europa, perché sarebbe un ulteriore disastro, però bisogna essere sempre cauti e quindi considerare che io queste cose ve le ho già prospettate da tanto tempo, no? Ve l'ho detto tante volte, anche qua, di venire, chi vuol venire che venga prima possibile, si leva il pensiero, poi magari prende la residenza e poi in Italia, così con la residenza c'è praticamente, insomma, sicuramente maggiore possibilità di riuscire in qualche maniera a prendere un aereo e venire qua. Ora, il lockdown ci può essere anche qua, intendiamoci, però un discorso è essere in lockdown qua, un discorso in cui non ci sono controlli, non interessa niente a nessuno, la polizia non ce l'hanno, non c'hanno neanche le forze dell'ordine, non c'hanno neanche l'organizzazione. E un discorso ovviamente è se in Italia o in un altro paese. Dice addirittura che questo nuovo ceppo
verrebbe dal Canada questa volta qua. Allora, questa è Renata, ti ho dato la risposta? Prego, Sì, grazie. Sì. prego, benissimo. Poi Diego mi ha fatto poi un'altra domanda e mi chiedeva qual è la situazione sanitaria a Zanzibar e in Tanzania, siccome un po' è anche della situazione per la malaria. E quindi adesso approfitto per parlare un pochino di questa cosa, ne ho parlato tanto in passato. Allora, contrariamente a quello che la scienza medica ci insegna, coloro che soffrono di più di malaria, che si ammalano di malaria, sono i tanzaniani, cioè sono le persone che abitano qua, non sono gli stranieri. È una cosa abbastanza strana perché dovrebbe succedere esattamente la cosa opposta. Loro ci soffrono particolarmente di questa cosa. Quindi vanno all'ospedale, gli danno, ci sono tre tipi di terapie diverse, ci sono quella più d'urto, diciamo così, fanno le punture e con quella si crea un'immunità un pochettino più resistente. Vi dico quello che mi hanno detto. E poi ci sarebbe un'altra terapia, mi sembra, per bocca, altre due terapie per bocca con delle pasticche che comunque se è presa in tempo funziona molto bene e il soggetto guarisce in 3 o 4 giorni con l'influenza, ti sparisce. Se invece viene sottovalutata, e può portare anche alla morte. Questa avviene molto raramente, avviene nei villaggi sperduti della Tanzania, perché la Tanzania è un continente, insomma, è un paese grandissimo, è quasi 3 volte e mezzo con Zanzibar, è quasi 3 volte e mezzo l'Italia, quindi in certi paesi, villaggi sperduti, il medico non c'è praticamente niente. E prima che arrivi il medico, il bambino magari si è ammalato e è già morto, perché lì tante volte non fanno niente. Non fanno. Però nelle grandi città, nelle zone dove venite voi, eventualmente, non c'è assolutamente problema. Andate all'ospedale, si va all'ospedale. In 5-10 minuti vedi il medico, rarissimamente c'è da fare una coda lunga. Il medico capisce in linea di massima che è la malaria, ti dà le pasticche, in 3 o 4 giorni sei a posto. Ecco, non vi dovete assolutamente preoccupare di niente. L'unica cosa è che, come sempre, quando magari che c'è uno abita qua, no? Che c'è un problemino particolare o che si sente, deve andare subito all'ospedale, al medico e vedere senza aspettare, aspettare, aspettare. Perché se no magari non aspetta, anche se è una cosa banale, però che noi non si conosce, poi si aggrava la situazione e dopo magari sono all'ospedale e fanno più fatica. Allora, abbiamo iniziato a parlare della Tanzania e non voglio disturbarti, Luciano, è la prima volta che ti colleghi. Se hai delle domande, prego, falle pure, io sono qua a disposizione per darti la risposta se la so. Se non la so, ti dico che non la so. Oppure so qualcun altro che ha delle domande. E se no, vi dico delle altre cose, magari in maniera mo molto generica di queste cose. Qui ringrazio pubblicamente Diego, che mi ha mandato diversi libri, uno dei quali è uno dei libri che veramente auspicavo leggere, non lo conoscevo, è un libro del 2013 che parla della storia del bis, molto interessante, che sto leggendo, sono arrivato circa a metà. Vado un po' a rilento perché poi sto seguendo anche il discorso del Bitcoin, cioè a fare altre cose, solito. È tutta la storia della banca BIS, Bank of International Settlement, che era una banca, vi dico un po' di sintesi, spero di non annoiarvi, una banca di cui non parla nessuno. Voi e noi siamo dai media intrattenuti su argomenti tante volte che non dico che non siano di interesse. Sono magari parlare del Bilderberg è sicuramente di interesse, meglio approfondire quell'argomento lì che vedere Sanremo, con tutto rispetto, però per dire, va bene. Però delle organizzazioni veramente importanti, invece, quelle che veramente contano, non parla nessuno, a parte il dottor Max.
che abbiamo anche poi messo nella trilogia. Ma a parte questo discorso, la BIS è una di quelle banche, quelle associazioni, che è in realtà un club. È scritto, c'è scritto in maniera molto sottile, Brotherhood. È un ordine iniziatico di banchieri. La cosa quindi più importante per me, mi sono sempre chiesto quali fossero le relazioni tra la politica e le banche, no? I banchieri. Ecco, e quindi noi si pensa che, per esempio, quando il presidente degli Stati Uniti viene eletto, una delle cose più importanti che deve fare è quello di scegliere tra 4-5 candidati il direttore, il CEO della Federal Reserve. Quindi ufficialmente è la politica, no? Che sceglie il presidente della Federal Reserve. Ecco, non c'è più bugia di questa. È esattamente, casomai è esattamente l'inverso. Ma la cosa che è addirittura più sconvolgente, se uno legge attentamente il testo, si capisce che questo autore, che si chiama aspetta, te lo dico come si chiama Alan Lebor, Adam Lebor, che ho fatto un po' di ricerca, non sono riuscito a capire, è certamente uno all'interno, no? Ha avuto l'autorizzazione di scrivere, l'autorizzazione, ha avuto il permesso di scrivere questo libro. Però non ho capito bene che tipo di autore sia, dove venga, queste cose. Il libro si intitola La Torre di Basilea, che richiama molto la Torre di Babele, come idea. È che proprio la struttura del sistema bancario non ha assolutamente niente a che fare con quella politica. Cioè, sono come se fossero due cose quasi completamente diverse, soprattutto nei posti, per esempio, di comando, come alla BIS, che è la banca delle banche, la BIS, è la banca che gestisce tutte le problematiche, le politiche delle banche del mondo, almeno delle banche occidentali. Sto cercando di capire, sono circa 63-64, che le ho elencate, ne ho anche già parlato. Se volete, siccome poi si parlerà del BRICS, vediamo se le ritrovo, le ho messe qua, dovrei riuscire a parlarvene. Ecco, l'ho trovato finalmente. Ecco, poi lo dico. Quindi la politica di queste banche dovrebbe intervenire anche sul discorso tassi di interesse, aumento, diminuzione, per prevenire problemi, no? Per prevenire anche fallimenti delle banche. Ora, siccome poi le banche sono continuate a fallire, soprattutto negli ultimi anni, si deve, mi dimmi che tipo di, dal punto di vista operativo, c'è un calo, che tipo di effettivo, diciamo, che azione, dal punto proprio dell'azione, poi possa avere la BIS, che evidentemente in alcune situazioni non si vuole presentare, perché presentandosi e intervenendo nel salvataggio di una banca, poi tutti ne parlerebbero e tutti andrebbero lì a vedere che cos'è la BIS, e loro sicuramente non lo vogliono. Loro gestiscono, guardate, faccio una correlazione che però credo sia corretta, è un po' lo stesso ambiente, la stessa area che si può respirare a certi livelli nel settore dell'oro. Siccome hanno a che fare, si ha a che fare tutti i personaggi di un certo calibro, di un certo prestigio, persone molto intelligenti e molto capaci, questi livelli qua. Ovviamente meno puzzo si fa, meglio è. Quindi queste aziende, queste strutture, queste organizzazioni, come vedete, non ne parla mai nessuno, perché proprio la stampa ha il divieto di parlarne. Non troverete mai un giornalista che si mette, tanto poi il direttore l'articolo glielo taglia, glielo fa pubblicare. Funziona un po' così. Le cose importanti, veramente importanti, si sa veramente poco. Ecco, quindi sono circa metà libro e risulta anche abbastanza evidente
l'appoggio che la BIS ha dato ad Adolf Hitler, ma non soltanto ad Adolf Hitler, gliel'ha dato la BIS, gliel'ha dato anche gli Stati Uniti d'America, perché le aziende erano talmente correlate e in business tra loro, per esempio la Standard Oil e l'IG Farben, tutte queste aziende qui lavoravano già per conto proprio, perché quando poi è scoppiata la guerra, l'ho detto anche in uno degli ultimi interventi, la guerra è stata la sconfitta dei tedeschi ed eventualmente solo parzialmente diciamo dell'ideologia nazifascista, ma non è stata mica la sconfitta del Terzo Reich e dell'imprenditoria e delle aziende che l'hanno finanziata. Ho già detto una cosa molto molto pesante, però è quella che viene fuori dal libro. C'è infatti un capitolo, adesso lo vado a cercare se lo trovo, che non a caso si intitola, adesso non lo trovo, come mai non lo trovo, pure il titolo di un articolo. Ah, si intitola, la prima parte, si intitola, è il nome della prima parte, neanche, si intitola Capital Über Alles, lo sapete l'espressione tedesca, è scritto a doppio significato, scritto così, al significato perché capital è scritto con la K, quindi in tedesco. Quindi i capitali, naturalmente, soprattutto. Prima di tutto viene il business e poi si parla di tutto il resto. Poi è scritto naturalmente in tedesco perché richiama l'espressione nazista Uber alles, no? La conoscete tutti. Quindi, lettura molto molto interessante, ci sono anche tante informazioni. E da questa lettura qui passerei adesso. Avete per caso delle domande? Prego, non mi fate parlare solo me, su, via, qualche domandina di curiosità, qualcosa. È famoso il lavoro fatto da Anthony Sutton, no? Che io menziono anche nella trilogia, sui finanziamenti dei banchieri americani di Wall Street a Hitler. È abbastanza risaputa questa cosa qui, eh? Hitler non avrebbe potuto fare assolutamente niente senza l'aiuto finanziario, che gran parte degli aiuti poi venivano veicolati proprio dalla BIS e coordinati dalla BIS di Basilea. Allora, adesso, siccome abbiamo parlato di banche centrali, io mi sono andato a vedere il sito della BIS e ho scoperto una cosa abbastanza curiosa. Allora, ci sono, diciamo, membri di questa banca, banca BIS si chiama, ci sono quasi tutte scusate, le nazioni occidentali, europee, insomma occidentali importanti, mancano molte piccole, però ci sono, c'è l'Algeria e il Marocco, diciamo, come paesi africani, e per il momento basta. E poi ci sono, guarda caso, le banche del BRICS, quindi c'è la banca del Brasile, della Russia, dell'India, della Cina, e del Sudafrica. Ma vi ho appena detto, invito a riflettere su questa cosa, vi ho appena detto che le due cose, politica e banchieri, sono due cose completamente diverse, cioè, scusatemi, quasi indipendenti. Lo dice l'autore, non lo dico io, l'autore ha semplicemente confermato l'idea che avevo io. Quindi, quello che, ecco, che vi invito sul quale vi invito a riflettere è che quando si parla dei BRICS si vedono sempre rappresentanti delle nazioni. Si vede Putin, si vede il presidente del Brasile, cioè si vedono i politici. Ma quelle monete lì non le hanno fatte loro, le hanno fatte le banche centrali, che non hanno niente a che fare con la politica. Non hanno niente, quindi anch'io me lo chiedo. Non lo so, ci sto ragionando insieme a voi. In altre parole, invece di vedere
i presidenti, dovevamo vedere i governatori delle banche centrali. Allora a quel punto, dal mio punto di vista, avrebbero avuto 100% di credibilità. E invece mostrano, perché è evidente, no? Devo fare vedere i banchieri centrali, non li possono far vedere. Ma le decisioni vere, importanti, non le hanno prese i politici che vediamo nei BRICS, ma le hanno prese le banche centrali. E anche questo, vi dico, questo ve lo dico, sono abbastanza certo di questo. Anche questo è un esperimento, no? Capite? È un esperimento che i banchieri, tutti questi BRICS, fanno parte dell'inner circle della BIS. E quando uno entra a far parte di questi organismi, è successo alla Svizzera quando è entrata nel Fondo Monetario Internazionale, succede sempre, deve sottostare allo statuto dell'ordine o dell'associazione che sia, un po' fa quel che vuole. Quindi vuol dire che queste banche centrali sono state autorizzate. Mariella, buonasera. Ciao. Sto parlando della BIS. Vuol dire che queste banche sono state autorizzate proprio dal board, dal consiglio di amministrazione della BIS a procedere in quel senso. Quindi, per procedere in quel senso, vuol dire che hanno ottenuto l'avallo dalla Federal Reserve, dalle tre banche che fanno parte diciamo, di questo gruppo in rappresentanza degli Stati Uniti, perché no, c'è la Federal Reserve che, come vedete, è una banca, è considerata una banca, non è considerata la banca degli americani. Infatti, no, basterebbe solo la Federal Reserve. Ci hanno mandato la Federal Reserve come rappresentanza importante, ma poi ci sono tutte le altre banche che in realtà, banche centrali, dovrebbero essere in competizione con questa operazione qui, dovevano immediatamente bloccarla, potevano bloccarla, bastava una sola di queste banche, di governatori che metteva il veto e non avrebbero potuto fare. Quindi vuol dire che a livello di banche questa operazione è stata autorizzata. Perché e per come non lo so, forse quella notizia che vi ho dato fuori onda è in relazione alla notizia che vi ho dato fuori onda, di cui non voglio parlare in questo momento. È una notizia molto negativa, preferisco non parlarne, se non poi mi dicono che sono troppo negativo. Io vi dico le cose come sono, purtroppo. Ecco, c'è qualcuno che ha domande o vuole fare delle considerazioni? Ecco, posso dirvi che sono entrate a far parte della BIS nel 96, sono entrate a far parte della BIS la Cina, l'India, la Russia, l'Arabia Saudita. Ecco, l'Arabia Saudita. Vi faccio un altro commento. Adesso sapete che la Russia è stata espulsa, no? Ufficialmente è stata espulsa dai G10, sono diventati G6, cioè, è stata espulsa la Russia. Ufficialmente Putin non può più attendere. Ma questi G7 sono la facciata, quello che contano sono le politiche dei governatori delle banche centrali, che sono decisamente molto più importanti di quello, come abbiamo visto, di quello che possono decidere a livello politico. Quindi la Russia ufficialmente è fuori, no? Però nella realtà fa parte di tutti i comitati importanti all'interno della BIS. C'è la Russia, ci sono tutte le banche principali e la Russia c'è sempre. Proprio a dimostrazione è proprio di quello che vi dicevo, c'è un livello che è quello politico e poi c'è il livello sopra, quello delle banche, poi sopra c'è ancora un altro livello, probabilmente se non altri due, chi lo sa, ma ci sono. Avete per caso, c'è qualcuno per caso che ha le domande? Siamo qui soltanto a fare delle riflessioni, il condizionale è d'obbligo, eh? Condizionale d'obbligo, perché io vi parlo di queste cose che trovo su internet. Se poi sono delle stupidaggini, mi dispiace, io non ci posso fare niente. Naturalmente saluto tutti, saluto Isabella, saluto Trick, gli altri salutati. Ciao Max. Ciao, ciao, come va? Tutto bene?
Ciao, buonasera. Una Ciao, ciao, domanda. ciao. Prego. Quindi sono sempre teatrini quelli che ci fanno vedere. Dietro le cose non sono così divise come vogliono farci credere, insomma. No, no, esattamente, proprio così. Perché vedi, loro hanno sempre creato la destra e la sinistra, no? Anche in America. C'erano Democratici, un partito repubblicano, poi noi c'eravamo la destra e la sinistra, poi c'era anche il centro, perché in Italia abbiamo Vaticano, va bene, anche il centro. Però in realtà sono bravissimi a creare i due poli per poi farli scontrare insieme. Spesso e volentieri è successa anche la stessa cosa con la creazione. Il fascismo e il nazionalsocialismo sono creazioni loro. Albert Pike, in un libro, non mi ricordo se Morals e Dogma, l'ha detto chiaro: quando il pubblico, la gente, avrà bisogno di un eroe, lo creeremo noi. Ho fatto uno Ma scippo. quello è chiaro che a un certo livello le cose sono sotto lo stesso cappello. Però penso che comunque, anche se creato dalle stesse persone, vivere in uno dei paesi BRICS in futuro oppure rimanere in Europa o nella sfera anglosassone, si vivrà in modo diametralmente diverso comunque, penso. Allora, per quello che riguarda questa cosa che hai detto adesso, io avrei dei grossi dubbi, perché quando vado a vedere i cinque paesi, no, di cui stiamo parlando, chi conosce abbastanza bene il Brasile sa che non è un paese, diciamo così, affidabile. Una eccezione possiamo farla per la Russia, perché effettivamente i russi hanno un livello di educazione molto più asiatico per certi aspetti, molto più come quoziente di intelligenza, proprio come educazione che ricevono, abbastanza buono. E quindi, però la Russia purtroppo viene fuori da 100 anni di isolamento con questo comunismo che gli hanno creato addosso, sta gente si sta piano piano riprendendo. Quindi diciamo che un occhio di simpatia ce l'avrei anche. E per l'India, scordatelo, l'India è un paese super incasinato. Chi conosce un pochino l'India e c'è stato non può far altro che prendere atto di quello che dico. Non certamente sicuro come lo è il Brasile. La Cina, c'è chi ne parla molto bene nel business, c'è chi ne parla molto male. Per esempio, io avevo molti clienti, no? Facevano andare a New York con l'attività, facevano business con la Cina e io glielo chiedevo per curiosità, no? Come si trovavano a lavorare con i cinesi. Io, ma ne avessi trovato uno che me ne ha parlato male? Ne ho trovato uno, dico, ma mi sono chiesto, ma com'è possibile? E poi invece trovi persone che magari ti parlano male della Cina, però secondo me anche questa cosa qui è abbastanza strumentale, ma intendiamoci. Il nuovo ordine mondiale per certi aspetti c'è anche lì, eh. E come non pensare che loro non facciano parte del nuovo ordine mondiale? E No. il contante non esiste già più in Cina da anni, fanno tutto col telefono, più nuovo ordine mondiale di questo. Anzi, sono più avanti a noi, perché hanno il vantaggio che quando a un cinese o un asiatico il governo gli dice che deve fare una cosa, lui la fa e non è che si mette in tanti di storie, la fa e basta. Perché sono abituati così. Non so come noi cominciano a dire no, a contestare, a fare cose, la fanno e basta. Quindi per loro qualsiasi cosa il governo gli dice, loro la fanno. Molto più facile gestire una nazione con questa mentalità. Poi Sudafrica è stesso discorso, trovi chi ne parla molto bene, mi dicono che Cape Town siano delle più belle città al mondo, non ci sono mai stato io. E però c'è sempre questo problema che si portano dietro da questi attriti, da queste partite che non so quanti anni ci vorrà per risolvere questi. Sono cose anche un po' psicologiche, intendiamoci, però non sono ambienti sicuri, anche questa del Sudafrica. Quindi io non ho, purtroppo questa considerazione che facevi te, posso dirti che non ci vedo nessun tipo di differenza.
tra una situazione e l'altra. Anzi, devo dirti che in questi paesi, per certi aspetti, sarà molto più facile per i governi portare avanti un'agenda che anche loro, evidentemente, anche se con sfumature diverse, hanno, piuttosto e in maniera più accelerata, anche nella stessa Russia, perché alcune informazioni importanti, ne ho parlato anche in passato sul QR, lo trovate sul sito del Ministero della Salute russo, che sono già molto più avanti. Quindi non pensare che vai lì e poi te la sgabelli per il vaccino, magari no, ti fanno un anno. Io sono segretamente amante dell'Africa, e visto che comunque tante nazioni africane entreranno presumibilmente in futuro nella sfera BRICS, mi domandavo, sapendo poi che il sud del mondo crescerà, mentre appunto il polo anglosassone, Europa compresa, avranno un po' di difficoltà, almeno per quello, per quanto io ne so. Sì, sotto questo punto di vista probabilmente sì, perché tutto l'interesse si sposterà in Asia. Ora, guarda, proprio perché capita, se ne sta parlando. In fuori onda io ho parlato di un link che ho postato, che lo potete ancora vedere sui due canali, in cui Alan Jones ha avuto una sorta di soffiata. Ora, Alan Jones è un personaggio un po' così, naturalmente devono sempre creare notizia per fare ascolto eccetera, però dice che ha incontrato un responsabile della TSA, che è la polizia dell'aeroporto, che gli ha detto che dal 15 di settembre ci sarà un nuovo lockdown e si ricomincia la solita storia. Ora è chiaro che, come ti ho detto io, come dicevo anche prima, se succede qui in Tanzania un lockdown, per carità, speriamo di no, ma se succede, a me cosa vuoi che mi succeda? Non c'è nulla, cioè la vita continua normalmente, come no? Forse ci sarà un pochino più di difficoltà se vai a Dar es Salaam, mettere la mascherina, tutte queste puttanate qua, ma nella realtà, un po' perché non hanno infrastruttura, un po' perché non hanno polizia, dovrebbero mettere giù l'esercito, cioè per fare una cosa di questo tipo, non hanno infrastruttura, non c'hanno nulla, ma cosa che faccia? Non succede assolutamente niente. Cioè, se questa cosa qui capita di nuovo in Europa e in America, ci saranno dei grossi problemi, ed è probabile che se capita una cosa di questo tipo, siccome questo annuncio diceva che la terza, questo aspetto, ora vi dico un'altra cosa, faccio confusione, scusate, diceva che c'era questo lockdown, quindi ricordatevi 15 settembre per quello che può valere, state tranquilli, stiamo tutti tranquilli, stiamo tanto inutile. Poi ho scoperto un altro video nel quale hanno fatto una domanda ad Alexa. Alexa è l'intelligenza artificiale già in commercio da tanti anni. Io ho incontrato circa 10-12 anni fa un mio cliente, lavorava per la BlackRock è a New York, e erano dotati già di questa Alexa, che loro l'avevano a disposizione quando avevano bisogno di una domanda veloce, la chiedevano a lei e lei dava risposta. Quindi già all'epoca erano 10-12 anni avanti, perché nella tecnologia, qui si ritorna a quello che abbiamo già precedentemente accennato sul Bitcoin, nelle tecnologie loro sono già 15-20-25 anni avanti, quindi loro non esiste una cosa che per loro è segreta. Cioè loro ti creano un sistema, ti creano una blockchain, ma c'hanno già la sua come backdoor per entrarci dentro. Ora magari io posso capire che a un tecnico più o meno di grande esperienza questa cosa qui può sembrare difficile da credere, però io sono quasi certo che funziona così. Quindi la tecnologia, loro sono molto più avanti di quello che si può pensare noi. Questa Alexa è stato chiesto, ma quando ci sarà la terza guerra mondiale? E Alexa ha risposto, il 1 marzo del 2024 la Cina e la Russia invaderanno gli Stati Uniti utilizzando una tecnologia
che viene chiamata genericamente parlando super cells, che poi sono quella, è quella che causa i grandi disastri naturali. Non so se lavora in combinazione o in sinergia con ARP, è possibile, credo di no, credo di aver capito che è un'altra cosa, proprio grazie, che sarebbe in dotazione principalmente della Cina e della Russia. Con questa tecnologia loro si garantirebbero il controllo totale del pianeta. Non dice quanto tempo ci vorrà, non dice più di tanto, perché è una domanda fatta così, va presa così. Però la risposta è stata, cioè, se voi, se uno c'ha Alexa, ecco, uno magari conosce qualcuno che c'ha Alexa, gliela faccia questa domanda. Anch'io ora non mi meraviglia, non mi meraviglia questa notizia. Ecco, non mi meraviglia, io avevo previsto, secondo le mie informative, che era marzo 2025, perché io dico quello che dicono questi attori. Può darsi che, siccome anche lì, vedete, poi a un certo punto è un fatto di sopravvivenza. Ora, è chiaro che se questo nuovo ordine mondiale viene lasciato fare così com'è, è chiaro che sarà l'America e il mondo occidentale a dominare il resto del mondo, ma ci dobbiamo anche credere, ma richiedere, ma questi cinesi e questi russi e questi giapponesi saranno così imbecilli da lasciar fare o faranno niente? Vabbè che saranno pure tutti fratelli a un certo livello, ma non saranno mai completamente rincoglioniti, no? Quindi prima poi posso dire di fare karakiri, un giapponese ci penserà magari due o tre volte, ma poi cercherà di salvare comunque se stesso, la nazione e la propria gente. Ma questo mi farebbero la stessa cosa dall'altra parte, no? È logico. Quindi ecco perché questa data potrebbe essere credibile, perché anticipa il marzo. State attenti a marzo, marzo, Cesare, marzo, l'idea di marzo, assassino di Cesare. Può darsi che sia veritiero, primo marzo 2024. Chi viene qua sarà al sicuro, chi è dall'altra parte non lo so. Ecco, vi ho detto questa cosa qui perché può darsi che anche questa cosa del BRICS, siccome si sta spostando piano piano, come vedete, no? Il Sudafrica, vabbè, è già in Africa, con l'eccezione del Brasile, poi Russia, India e Cina sono già tutte dall'altra parte. Ma India, Russia e Cina sono già, mi sembra siano il 60-65%, solo quelle, col Brasile, della popolazione mondiale, che stiano tutti lì a guardare senza far nulla. Questa domanda ce la dobbiamo chiedere, no? Saranno pure a livello di governatori in buona armonia, perché nel libro, dal libro che sto leggendo sulla BIS, che mi ha mandato Diego, viene fuori che proprio all'interno c'è proprio lo spirito di gruppo, cioè non ci sono discussioni, non ci sono rivalità tra nazioni, tra situazioni. Anche quando è scoppiata la guerra, addirittura il CEO, il presidente, è stato eletto un americano. Va bene? Poi c'erano, sedevano allo stesso tavolo, andavano a cena insieme, andavano facendo cose insieme, tedeschi, spesso e volentieri nazisti, cioè che hai Hitler, detto quel tipo lì, con inglesi, con francesi, con belgi, eppure andavano tutti erano italiani, tutti erano in armonia, tranquilli, senza sentire problemi, proprio per dimostrare la proprio due mondi completamente diversi. Altre domande? Sì, io Massimo. Prego. Se volete, comunque, potete andare su Google e scrivete ChatGPT, è l'intelligenza artificiale ad uso pubblico la più potente, basta registrarsi e la puoi provare. Alexa è una versione molto antiquata, adesso c'è ChatGPT. Freeware si può provare tranquillamente. Sì, l'ho fatto adesso io. L'ho fatto adesso io la domanda su ChatGPT. Aspetta, Giulio, un attimo,
tranquillo. Franco, me mi mandi il link o quello che hai detto, che lo carico. Lo sì, dopo te lo mando. Sì, beh, dopo te lo mando. Duilio, prego. Sì, l'ho fatta la domanda su chat GPT, mi ha concreto Franco per vedere cosa diceva. Ok. Ah, stessa domanda, ok. Vabbè. Sì, la domanda che hai detto chi fare, poi ognuno lo faccia. Ecco. State attenti, state attenti, perché io ve lo dico, me l'avevano già segnalata anche a me in passato, un amico qui me l'aveva segnalato, però io non l'ho voluto fare perché ti devi registrare e Franco, correggimi se sbaglio, quando ti registri... No, sbagli, infatti io l'ho usata con l'account di un amico. Ecco, non mi sbaglio, non mi sbaglio, spiega bene. Sì, devi registrarti, quando entri fai una registrazione freeware e poi puoi chattare con l'intelligenza artificiale. Io non mi sono registrato e ho usato l'account di un amico, quindi perché? Lo vedete voi. Beh, non mi fido, non mi fido. Non mi fido a dare i miei dati perché comunque tu poi vieni indicizzato all'interno magari del database, quindi è meglio evitare. È quello che vi volevo dire. Quindi se volete fare per curiosità fatelo, però andate in bocca al lupo, perché poi già controlla tutto, quindi controllo già il telefono, per carità di Dio, non è che, però è una cosa che se posso io evito. Benissimo, allora, altre domande? Io se posso, volevo dire, forse sbaglierò, ma secondo me sta anche in ascolto il chat GPT, non è solo che ti registri e quindi ti indicizza. Quindi io non ho assolutamente, non ho fatto nessun accesso per quel motivo lì, perché mi aveva detto qualcuno che si ricevevano delle strane pubblicità e che rispondevano ai discorsi che facevano tra amici. Non so se sia vero o no. Passo e chiudo. Ciao. Sì Isabella, ma quello che dici è già è nella trilogia, già negli anni 70 loro avevano la possibilità con un cavo collegato in casa di ascoltare tutto quello che si diceva, capito? Cioè loro, anche i computer che adesso ci danno, ci hanno dei sistemi, dicono che ci sono anche delle camere, delle telecamere, possibilissimo. Loro ascoltano tutto quello che noi si vuole, la NSA se vuole, perché poi ci sono miliardi di comunicazioni al giorno, non è che scruteranno tutto e tutti, no, impossibile, faranno delle selezioni in base all'intelligenza artificiale. Ma sicuramente io nella lista ci sono, per esempio. Oddio, non è che me ne frega niente, perché tanto quanti siamo oggi? 11. Però fossimo magari 11.000, avrei forse qualche problemino in più, no? Capite che voglio dire? Ma sanno tutto di noi, sanno tutto, quindi non ci preoccupiamoci più di tanto, prego. Posso? Sì, io ho appena cambiato telefono, che sai, non andavo, e rimettendo anche Telegram per poterti ascoltare, e c'è scritto autorizzi a registrare ogni conversazione che fai, e anche su WhatsApp, siccome ho rinfrescato questa cosa, però ho dimenticato, anche su WhatsApp autorizzo a WhatsApp a registrare ogni cosa che dici, di tutte le tue telefonate, e in quel momento è tutto registrato, quindi intelligenza artificiale sì, ma anche tutto il resto, ecco, e via. Altre domande? Allora, vi dico qualcosa, abbiamo già fatto 45 minuti, vi dico qualcosa su programma, diciamo così. Io ho ancora 2 o 3 posti disponibili per ottobre, novembre, dicembre, dicembre ora vediamo, diciamo disponibili, se qualcuno vuol venire, quindi ecco. Poi io ve lo dico, non lo so se continuerò almeno con questa impostazione qui il programma lo scorso anno, inevitabilmente sarà ridotto, perché anche io mi partono adesso 2 progetti e poi c'è altre cose da fare, e quindi non voglio, io sarei qui in vacanza, sarei qui, diciamo, in pensione, quindi fa piacere fare qualche cosa,
tenermi attivo, però non voglio trovare la mia situazione, perché poi sapete, quando si lavora su dei progetti ci sono sempre dei problemi, delle problematiche, delle cose che sarebbero anche abbastanza semplici da risolvere, però purtroppo io ormai lo so, bene o male, più di 40 anni, che 45 anni che peno, no? Per cercare di fare le cose in una certa maniera, ecco, tante volte è difficile. Quindi non mi voglio sinceramente complicare troppo la vita, per chi è interessato sicuramente, altri due o tre amici che su cui sono in contatto, aspetto praticamente la conferma, va bene, poi si andrà al prossimo anno e si vedrà un po' anche quello che succede. Va bene. Beh, ma io ero interessato a venire giù, devo un attimo capire, visto il breve periodo, mancano due mesi e mezzo. Per volo e soprattutto la vaccinazione della febbre gialla. Però sarei... Come la vaccinazione? Scusami, la vaccinazione la febbre gialla. Niente. Per la febbre gialla. Non c'entra niente la febbre gialla. Chi te l'ha detto della febbre gialla? Non serve niente, assolutamente nulla. Perché... Scusa, per venire in Tanzania non è obbligatorio fare la vaccinazione della febbre gialla? No. Io vi ho detto purtroppo tante volte, vi lascio liberi di fare tutte le ricerche che volete, però purtroppo per quello che riguarda la Tanzania, su internet, su Google, eccetera, trovate più disinformazione che informazione. Non serve assolutamente niente. Nulla. Ah, perfetto. Sentiamoci quando vuoi, ti spiego per bene le cose, non so se ti ho mandato ancora i documenti, ti spiego come funziona, perché purtroppo c'è da lavorarci un po', l'ho spiegato tante volte, chi è già venuto lo sa, non è una passeggiata, non è come fa la consulenza sull'oro, che si fa una chiacchierata, vi dico quello che dovete leggere, insomma è già tutto fatto in un certo senso, basta un po' di buona volontà, c'è il report, ve l'andate a leggere, le domande, ci sono gli altri interventi, il sabato se ne parla, è più semplice, no? Fare una cosa, qui c'è da organizzare insomma una cosa e ci vuole tempo. Non si può fare gratuitamente. Sentiamoci il prima possibile. Dai. Va bene. Grazie. Prego, grazie a te. Vediamo un pochino. Ora non vi voglio adesso parlare del Bitcoin. La ricerca, questo approfondimento va avanti. Come ho detto diverse volte, io non sono né contro né a favore del Bitcoin, ma deve essere anch'esso gestito, per quello che mi riguarda, alla stregua di qualsiasi altra moneta e di qualsiasi altra logica che possa aver capito io nel mio piccolo, inerente alle monete e al sistema finanziario. Vedete, da uno studio fatto io ed è presentato nel report, pubblicato gratuitamente sul mio sito mentaperta.net, cliccate sul report e ve lo leggete, sono una quarantina di pagine che però si leggono piuttosto bene. Risulta chiaro che non ha nessuna importanza se una moneta è fiat in carta o è digitale, nel momento in cui non è garantita da niente. Non c'è assolutamente nessuna differenza. La differenza è quella, casomai, che la moneta digitale può essere inserita in un microchip e la moneta fiat no. Vabbè, questa è la differenza molto importante, ma nella sostanza non cambia moltissimo, perché sono due monete farlocche. Le monete, fin quando c'è stata gli anni di maggiore stabilità delle monete, dell'inflazione nel mondo, poi partirà l'inflazione con tutti i soldi che hanno stampato, e tra poche settimane, tra pochi mesi ne vedremo delle belle. È stata dal 1820 al 1920. Sono stati gli anni di maggiore stabilità. Perché? Sapete perché? Però ve l'ho già detta la risposta. Perché sono stati 100 anni in cui le monete erano garantite, la produzione della moneta, le monete erano garantite dall'oro. L'inflazione è stata minima, ridicola. L'inflazione è un'altra tassa nascosta. Mentre la tassa ufficiale di quelle si paga delle tasse, grosso modo si sa,
basta chiedere al commercialista, meglio non chiederla, ce ne mandi croce, paga e va bene. L'altra nascosta, poi ti dicono che è il 3, 4 e 5, ma che 3, 4 e 5? Ma non venitemi a pigliare per i fondelli, come minimo sarà il 10% all'anno. Quindi gli stipendi vengono aggiornati all'inflazione che ti dicono, ma il potere reale, soprattutto in Italia, negli ultimi 20 anni, lo vedete in che condizioni siamo, ha calato a più del 50%. Quindi non sono né a favore né contro il Bitcoin, però nella ricerca ho scoperto delle cose che io mi aspettavo, perché io grosso modo ormai dopo 20 anni di sistema americano non è per darmi delle aree, ma io sono uno dei pochi che vi parla e vi dice delle cose, essendo stato in America e anche avendo fatto delle cose importanti in America. E quindi il sistema un pochino, magari ecco un'idea, ce l'avrei. E quindi quando magari prendo una posizione o vi dico state attenti a certe cose, è perché c'è un motivo per farlo. Quindi la cosa, ho scoperto delle cose interessanti sicuramente su Bitcoin, ma ho scoperto, diciamo, tra virgolette, magari negative, diciamo così, non completamente positive, però ho scoperto nella negatività, ho scoperto anche delle cose che pur nella negatività, pur rappresentando una scoperta, insomma, di quelle che magari lì per lì, no, ti lascia un po' sterefatto, ragionandoci bene invece potrebbero rappresentare un punto di forza. Però rimane comunque una moneta digitale, un esperimento non garantito da niente. Quindi il momento in cui le monete digitali, incluso Bitcoin, saranno garantite, collegate a qualcosa, una commodity, all'oro, all'argento, al cobalto, al litio, tutto quel che caspita ci volete mettere, allora per me avrà più senso come moneta. Cioè una moneta che non è garantita da niente non è una moneta. La accettiamo al valore perché noi l'accettiamo, ma non vale assolutamente niente. Quello lo dico io, lo dice diciamo la scienza monetaria di base, quella vera. Vabbè, no, ho visto di tante altre cose. Comunque dietro al Bitcoin, magari ecco chi non mi ha seguito le ultime volte, ci sarebbe la cosa negativa ma anche positiva, c'è la SNA, che è la National Security Agency, che sarebbe a mio avviso l'ideatrice e coloro che hanno gestito comunque questo esperimento, questa introduzione, e quindi in un certo senso loro, se vogliono, la chiudono entrando dalla backdoor, potrebbero in teoria chiuderla a qualsiasi momento, però allo stesso tempo, se non ci fanno tanti soldi, avranno interesse, chi ci aggeggia avrà interesse a mantenerla in vita, ovviamente, perché ci continua a fare soldi, insomma, è stupido. Sono molto più intelligenti di quello che magari pensiamo noi, perché noi abbiamo a che fare con i politici, no? E noi pensiamo che questa gente sia tutti degli imbecilli, ma dietro a loro c'è gente, che dico, super intelligente. Se non hanno un IQ di 150, non li seleziono nemmeno. Non intelligenti, intelligentissimi e molto capaci in quello che fanno. Va bene, anche stasera abbiamo fatto una chiacchierata. E insomma, se ci sono altre domande, vi ricordo soltanto che siamo già al 23 oggi, la promozione di Ovest, la mia, scade il 27, ne riparleremo sabato, oggi siamo al 23 e sabato è già al 26, quindi ci sarebbe quasi neanche più tempo. Fra l'altro ieri l'oro ha toccato il minimo degli ultimi 6 mesi, anzi più di 6 mesi. Era a 60.000, io dico sempre in dollari, 60.300 e qualcosa, oggi ha ripreso qualche cosina, quindi è un momento anche molto favorevole per comprare oro.
è chiaro che questo leggero calo è stato dovuto all'acquisto cospicuo che le banche centrali stanno facendo dell'oro, e quindi c'è una giustificazione, anche se sappiamo che il prezzo dell'oro è comunque in un certo senso manipolato e definito due volte al giorno nella City di Londra. Luciano è ritornato. Luciano, siamo in chiusura. Hai per caso una domanda da fare? Non ti voglio disturbare, come credi? No, assolutamente, dottor Max, la ringrazio. Io l'avevo già ascoltata un paio d'anni fa, quando lei ha incominciato a trasmettere da Zanzibar, e poi non l'avevo più avuto occasione. Adesso un'amica mi ha permesso di entrare, senz'altro molto interessante anche quello che lei propone per Zanzibar. Vediamo, adesso siamo un attimino dall'anno scorso espatriati in Albania, tanto per stare un momento fuori dall'UE, ma già stiamo pensando al prossimo passo. La ringrazio comunque e buon proseguimento a tutti. Grazie a te Luciano, grazie a te, buona serata, grazie. Altre domande? Max, una curiosità, ma l'aeroplanino di Telegram sembra un triangolino, vuole dire qualcosa o no? Ma no, non ci vedo niente di così, non, sinceramente così no, non ci vedo niente di così da che può richiamare una certa simbologia. Meglio, dai, meglio così allora. Originariamente il fondatore credo che sia un russo, no? Ma quello vuol dire poco, però non so che tipo di controlli adesso abbia sinceramente Telegram, perché tanto anche se sono magari sistemi insomma, collocati fuori dagli Stati Uniti, insomma a un certo livello lavorano tutti insieme, secondo me a livello soprattutto tecnologico un po' meno, se vogliono, insomma, se vogliono controllare Telegram trova la maniera di farlo, ecco. Soprattutto utilizzando la chat segreta, quella è la maniera per fregarci. Quando dicono segreta, allora uno ci mette tutti i documenti segreti e la prima vanno a vedere. Bisogna essere un po' furbi tante volte in certe cose. Non sono segrete per me, non sono segrete per niente, però magari uno sono franco ha un'altra idea. Però io vi dico quello che è, così a sensazione. Va bene, ci sono altre domande? Per quanto riguarda Telegram, c'è ancora qualcuno che scarica l'app da Google e allora poi ti ritrovi una versione limitata. Certe cose non te le lascia fare, non tutti hanno l'accortezza di scaricare da Telegram l'app di Telegram. Bravo. Solo quella cosa. Bravo. Lì, giusto? Sì, è possibile. Se me lo dici ci credo, io non mi ricordo nemmeno dove l'ho scaricato, cerco sempre. Bisogna evitare Google, solo quello. Sì, io l'ho scaricato, mi ricordo, l'ho scaricato. Benissimo, hai fatto bene a fare questa precisazione. Altre domande? Grazie mille della diretta. Io saluto tutti. Tra un po' non ci ricorderemo più neanche chi siamo con tutti questi pin. Ciao Eric, ci sentiamo. Va bene, allora io... tutti anch'io. Buona serata, ciao. Chiudiamo qua, un attimo. Chiudiamo qua, vi do naturalmente appuntamento a mercoledì prossimo e il tempo stringe, quindi se qualcuno veramente ha una mezza idea di venire, lo invito a contattarmi il prima possibile. E poi per chi magari vuole interessato al discorso dell'oro, come al solito, il sabato alle 9 di mattina. Io ringrazio tutti e buonanotte, ciao ciao. Buonanotte a tutti, ciao 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 a tutti. Buonanotte.